faccio chiarezza su un punto fondamentale. L'articolo 7.2 del regolamento prevede in maniera molto chiara che se l'immobile è in condizioni igienico-sanitarie precarie, con gli impianti in uno stato di degrado, con il rischio per la privata incolumità, va fatta l'ordinanza di sgombero, che è un potere dovere del sindaco, non di altri. E conseguentemente a questo fatto, dopo aver fatto comunicazione al prefetto, comunicazione, aver informato la locale caserma dei carabinieri per avere anche i requisiti morali della famiglia che occupava quell'alloggio, successivamente fatte i servizi sociali che mi relazionano sulle condizioni economiche e sullo stato di questa famiglia, solo successivamente mano l'ordinanza di sgombero a seguito della richiesta espressa che era stata fatta dal nucleo familiare. Da lì avvio l'iter per un'assegnazione temporanea dell'alloggio ai sensi della legge regionale del 2014 che prevede cosiddette, regolamenta l'assegnazione di case cosiddette parcheggio, in cui è lo stesso sindaco, perché in quella legge non viene individuato chi deve emanare il provvedimento, ma noi assumiamo una conseguenza di carattere giuridico e di responsabilità amministrativa, perché se l'ordinanza di sgombero l'ha fatta il sindaco, è normale che l'assegnazione dell'alloggio lo debba fare lo stesso sindaco in maniera temporanea, perché nella legge non viene indicato ed è una conseguenza naturale che lo debba fare io, tenuto conto che la giovane comunale, allora unica dirigente del comune di Trevizi, era la stessa dirigente che doveva poi valutare tutta la graduatoria dell'istituto autonomo case popolari. Questa era la ragione pratica, la ragione